esatto dos vapers e bentornati nel mio angolo dello svapo. Ragazzi, siamo nel nuovo studio, sentite forse un po' di eco, stiamo finendo le ultime modifiche, verranno applicate dei phon assorbenti, ma adesso non ci interessa questo. Siamo qui con il Wender Splendor, avete già visto una foto in una diretta. Quest'oggi nel nuovo studio sono qui per provare il nuovo liquido di DJ Svapo. Lo preparo in due maniere. Allora, il primo che è con una Inokin Proton con Dead Rabbit sopra, da polmone a 100 watt. La seconda con un tiro misto flavor barra guancia su una, sulla Zoom di Aug Vape. Partiamo. Dolcezza. Allora, so che è un melone bianco con vaniglia. Allora, qui ho voluto dare una bella densità al liquido, ho messo solo glicerina, quindi proprio molto denso per il polmone, bello spinto. E posso dirvi che non è affatto male. Allora, in questo caso i due liquidi vanno a agglomerarsi in un unico aroma. Nel senso, inizialmente assaggiandolo si percepisce stratanto il melone. Qui invece arriva la vaniglia in una maniera molto particolare a dargli quel tocco di fine che appunto... Ma che cazzo stai a dire? Ragazzi, da polmone posso garantirvi che non è affatto male. Da due aromi ne diventa uno ben agglomerato, perché si sente sì il melone bianco ma con una punta di vaniglia, quindi è ben mescolato. Sono liquidi da 20 ml, da aggiungere alla nostra solita glicerina e glicole o base che avete voi. Da polmone mi sento di dargli un 8,5, un fruttato cremoso, perfetto per l'estate che a mio parere può... No, perfetto per l'estate, può andare bene sia d'estate che d'inverno, perché non ha... diciamo note troppo cremose né troppo fruttate, ben equilibrato. Cosa strana, che a me il melone solitamente dà... mi stavo uccidendo. Cosa strana, a me il melone solitamente dà molto fastidio perché è molto dolce, invece questo melone bianco è leggermente, secondo me, amarognolo. E la vaniglia va a dargli una punta di dolcezza per equilibrare il tutto. La vaniglia, ragazzi, sta bene su tutto, però lo rende veramente molto buono. 8,5, un all day secondo me tranquillissimo. Devo dire che è molto molto buono. Ma ora sono curioso di fare la prova da Flavors. Vediamo un po'. Qui cambia. Cambia tanto. Si sente di più il melone bianco e meno la vaniglia. La vaniglia rimane sulle labbra e vi dà quella dolcezza in più. Devo dire... Pardon, devo dire... C'era impossibile un alieno di me. Devo dire che anche qui non mi dispiace. Lo preferisco da polmone. Qui sento molto di più l'amarognolo del melone bianco. E arriva poi nelle labbra, proprio vi prende le labbra, ve le avvolge, vi avvolge le labbra con come una cremina alla vaniglia che vi lascia le labbra dolci, quindi non è male. Allora, lo preferisco nettamente da polmone, così cambia tanto come liquido. Però comunque si prende un 7, non è male. Allora, non è male, non è male, non è male. Preferisco nettamente la versione da polmone, perché sapete che io mi piace svapare con sistemi da polmone. Da flavor barra guancia va a cambiare leggermente, i due liquidi, i due aromi invece di essere un unico gusto si dividono un pochettino, perché arriva principalmente la botta del melone bianco e poi arriva la vaniglia a addolcire la situazione. Cosa strana, che io sapevo che Wender dovesse chiamare il liquido
ciucciata, una bella genere. Ecco, almeno lei ci stava bene. Però Wender Splendor, scusa se te lo dico Wender, però onestamente non so perché ho l'immagine di Wender che viene pulito con il Vetril. Non lo so perché, ho delle gravi malattie mentali, però questo mi ricorda il nome. Però ragazzi, poi la scatolina è veramente figa, un po' retro anni 90, in stile... sembra quasi... anzi, a vederla così sembra quasi la realtà virtuale, la scatoletta, è veramente molto figa. Raga, che altro dire? Complimenti Wender, buono il liquido, lo trovate da Puff, penso anche in tutti gli altri negozi qui in Italia, non è affatto male, lo preferisco di gran lunga da polmone perché ha il suo perché in più, secondo me. Raga, chiunque l'avesse provato o lo vuole provare, una volta che l'avete fatto, commentate qui sotto, secondo voi, in che sistemi viene utilizzato meglio. Che altro dire che dal mio angolo dello svapo è tutto, il vostro DJ Vise conclude, quindi va a dirvi... Ah, ci vediamo in un prossimo video!